Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gera. Mi scuso per il ritardo di questo video recap ed è per questo che l'ho fatto molto molto breve. Porto le ultime tre partite che mi hanno permesso di fare Elite 3, già ve lo dico, ho fatto Elite 3 ad un passo da Elite 2 nuovamente, perché infatti mancava una partita per Elite e ahimè l'ultimo giorno ho perso proprio una su 10, che non mi ha permesso di fare poi di ritornare nuovamente a 25. Però Elite 3 va benissimo, ma non mi piace più di tanto come risultato perché ho gestito malissimo le partite. Siccome domenica non dovevo esserci e ho approfittato quindi di giocare le partite tutte di fretta tra venerdì e sabato. Però il primo giorno ho chiuso 9-1, perdendo gli ultimi rigori. Comincio sabato, vado sul 10-1, dopodiché perdo una partita supplementari, tilto e ne perdo altre due di fila, quindi perdo tre di fila, poi ne vinco 2, barra 3, non mi ricordo, sì, 3, ne vinco 3, ne perdo un'altra e comunque vado a concludere il secondo giorno 15-5. La domenica non ho giocato per niente il giorno, che non ci sono stato in casa, sono tornato la domenica notte all'una e queste sono le partite che ho giocato. Ovviamente ne erano 10 e su 10 ne ho persa solo una. Quindi da 15-5 ho chiuso 24-6. Sono soddisfatto per l'elite, però forse se gestivo meglio, è un forse, se gestivo meglio avrei potuto chiudere nuovamente a 25. Però raga, il mio obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a 27, semmai ci riuscirò. L'anno scorso è arrivato a febbraio il 27, quest'anno io spero che arrivi almeno prima di Natale. Se ciò non sarà così, va benissimo lo stesso, io continuerò a giocare perché tanto gioco sempre a FIFA, ora non sarà il risultato a non farmi più giocare. Comunque ho riscoperto molto Dembélé, questa VL, ma il trascinatore è stato come sempre Bay Edder. Dopo di lui Neymar e dopo ancora c'è De Jong, perché raga, De Jong mi ha trascinato il centrocampo in una maniera assurda, anche più di Sissoko. Quindi se avete crediti fatelo, io ho preso il One to Watch per un investimento, però anche un IF va benissimo ed è veramente tanta tanta roba. Comunque questa dovrebbe essere l'ultima partita che state vedendo, che ci ha permesso di fare il 23. Ed è stata molto ma molto facile, sul 5-1 acquittato. Ho fatto bellissime azioni, addirittura Sissoko di sinistra ha segnato. E poi andiamo a chiudere così. Quindi ragazzi, questo è stato un recap molto breve. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti come è andata questa VL, come vi siete piazzati. Noi ci vediamo domani con l'apertura dei pacchi di questo Elite 3. Sperando che ci droppi qualcosa, che settimana scorsa Elite 2 ci è costato praticamente solo tanto nervosismo perché abbiamo trovato ben 30k. Quindi speriamo di trovare un bel po' più di crediti e di giocatori. Detto questo, lasciate un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Fatemi sapere voi qui sotto come siete andati, qual è stato il vostro giocatore chiave, mi raccomando. Passate dalla pagina Facebook di Gera, dalla pagina Facebook 0775 e dal mio canale Twitch per un eventuale live, così non perdete la notifica. Detto questo, ci si becca al prossimo video, un saluto da Gera, ciao!